Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Ora affronteremo il livello fantascientifico, ritorno al pianeta X. Questo pianeta X non si sa in realtà quale pianeta sia, ma alcuni dicono che sia Titano, che sarebbe un satellite di Saturno, per via poi un po' del cielo, un po' per l'oceano che è presente, che è di colore verde tipo. Comunque a noi non ci interessa, a noi interessa soltanto combattere su questo pianeta X. Questa è la quinta missione, no, la quarta missione di Time Splitters 2. Saremo nei panni di Hank Nova, che sarebbe un comandante del, appunto, dell'esercito spaziale tipo. La descrizione proprio dice: questa missione è difficile, ma il combattimento con i Mox può essere utilizzato a tuo vantaggio. Comunque ci sono praticamente questi Ozor Mox e Mezor Mox che sono in guerra da sempre, una guerra civile. E poi alla fine in Time Splitters 3 si scoprirà che saranno i Cozer Mox ad aver vinto, ad aver appunto aspettato la fine della guerra per poi prendere possesso del pianeta. Ok, andiamo, ritorno al pianeta X. E qui come cop, come compagna ci sarà Candy Skyler, che è presente anche in Time Splitters 3. Che poi su Candy Skyler in galleria c'è una descrizione sessista al massimo, che oggi sarebbe censurata, e giustamente direi censurata e insomma eliminata, perché praticamente la descrizione di Candy Skyler dice: questa donna tipo è diventata capitano e ha un bel culo, sicuro che non ci sia un collegamento tra le due cose? Ecco, e mi pare che questa descrizione è presente in entrambi i giochi, cioè in Time Splitters 2 e Time Splitters 3. Quindi sessismo a go-go. Ok, noi siamo Hank Nova. E forse come alcuni avranno notato, Hank Nova è praticamente una parodia di Zap Brannigan, che sarebbe il capitano di Futurama, quello là tutto donnaiolo, tutto sicuro di sé. Che poi a sua volta anche Zap Brannigan è la parodia dei classici comandanti spaziali di Star Trek, Star Wars, eccetera. Ok, quindi arriviamo sul pianeta X. Noi esseri umani siamo stati mandati per mettere pace sul pianeta, ma in realtà subito ci bombardano. Ok, questa è una missione abbastanza frenetica. Poi la canzone è bella. Ecco qua, l'UFO che ci spara. Ecco qua, questo è il pianeta, pianeta X. Vabbè, andiamo. Ok, iniziamo. E qui compariranno sempre questi alieni che ci danno fastidio. Allora, dobbiamo localizzare l'UFO e recuperare il cristallo del tempo. Questa è la Panda Pistola. Vedete, è un po' diversa dal design che ci sarà in Time Splitters 3. E sinceramente io preferisco questa, perché effettivamente, non lo so, è più figa, è più futuristica, no? È bella. Poi fa un triplo colpo alla pressione del tasto. È bella. Ok. Qui questa mappa è un po' un labirinto in realtà. Ok. Allora, qui dobbiamo, se non sbaglio, arrestare l'avanzata degli Ozor Mox. Ecco, respinge l'attacco sulla spiaggia. Minchia, raga, qua ci sono tantissimi Ozor Mox. Vedi sto. Ok, dai. Mamma mia, questa parte è anche in modalità difficile, non avete idea di quanto sia difficoltosa. Mamma mia. Gli UFO mi pare che non si possono distruggere. No, mi pare proprio di no. Ok, modalità normale è abbastanza fattibile, no? Perfetto, abbiamo anche i missili, me l'ho dimenticato. Ok, così, facile. Ok. Madonna, ma quanti sono? Gli Ozor Mox. Se ne vanno. Ehi, come sei atletico. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Possiamo continuare. I laser scompaiono.
In teoria uno, diciamo, sano di mente dovrebbe cambiare torretta poi per sconfiggere l'attacco. Però, vabbè, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Proseguiamo. Prendiamo un po' di energia. Meno male. Fucile a plasma. Eccolo qua. Questo sarebbe il fantafucile. Ah, c'era un Ozormox che è scappato. Eccolo. Vabbè. Questo sarebbe il fantafucile poi. No, non il fantafucile, il fucile a plasma di Tennis Clippers. Allora, mi pare che bisogna andare di qua. Che qui, appunto, è lanciarazzi guidati. Wow. Ok, questo è l'UFO che si è schiantato, che abbiamo visto nel filmato. Dobbiamo entrarci dentro, perché probabilmente i Time Splitters hanno aiutato gli Ozormox a combattere contro i propri... Madonna! Cacchio! Contro i propri cugini. Ah, lì c'è un'arma automatica, perciò. Allora, adesso dobbiamo aspettare. Dobbiamo uccidere un po' di persone. E poi possiamo penetrare nella navicella. Mi pare che non si possano sconfiggere le armi automatiche. No, mi pare proprio di no. Ok, ragazzi, ce la faremo. Dobbiamo aspettare che escono gli alieni dalla navicella spaziale, in modo poi da poter entrare. Quindi, ce la faremo. Ok, forse stanno uscendo. Ok, raga, quello è il teletrasporto. Ok, andiamo, presto. Ecco qua, siamo dentro. Ora ci attaccheranno tipo a raffica. Tra l'altro è fatta bene qui, perché appunto si vede che la navicella è proprio schiantata, cioè tipo inclinata. Ah, qui c'è l'arma, trova la base degli UFO. No, non dobbiamo stare qui. Tutti gli UFO in miniatura tipo. Ok, andiamo. Dobbiamo andare qui. Oh, oh. Sì, dobbiamo scendere. Ok, questo è il checkpoint. Ora andiamo un po' qui. Tanto in teoria le strade... le strade sono sempre le stesse. Mi ricordavo che questo livello era molto frenetico, ragazzi. Molto, molto frenetico. Più che altro, se ti fermi qui, sei morto. Cioè, non devi mai fermarti, praticamente. Quindi continuiamo. Stiamo quasi per morire, vero? Sbaglio, dovrebbe aprirsi qualcosa. Ok, qui si torna indietro. Madonna, le vespe spaziali. No, dai, ma l'abbiamo mancato. Oh, infatti dobbiamo andare di qua. Un po' di energia. Un po' qui cosa c'è. Ok, qui torniamo indietro. Qui è dove siamo precipitati. Qui ci sono tutti i punicoli. Ok. Perfetto. Infatti si è aperta lì quella base. Abbatti gli UFO in fuga. Ah, questa parte è bella. Poi distrutti gli UFO dobbiamo prendere il cristallo che si trova nella loro base segreta. E finalmente ce l'abbiamo fatta poi. Che non si apre?
Ah, era qui. Praticamente noi dobbiamo cambiare postazione in base a UFO, cioè in base alla posizione degli UFO, quindi vediamo di trovarli. Devono essere da qualche parte. Ok. Dobbiamo abbatterne 15. Cambiare arma. Ok, abbiamo abbattuto i 5. Siamo a 8, altri 7, dai. Questi sono gli Ozormox che scappano praticamente. Però noi come bravi terrestri salvatori della galassia dobbiamo assolutamente metterci in mezzo alle guerre civili degli altri e fermare la loro guerra. No, adesso pausa. Ok, altri 4, ci siamo. Gunpot a A2. Ok, dai, l'ultimo ragazzi, vediamo un po' dov'è. Eccolo qua, perfetto. Abbiamo battuto UFO, ora dobbiamo trovare la base degli UFO e praticamente recuperare una cosa aperta di una base. In realtà non ricordo dove è. Comunque noi prenderemo l'ascensore, ci facciamo dare un passaggio. Eccola qua. Ok, passiamo un po' di persone a caso. Perfetto, entriamo qui dentro. E qui dovrebbe esserci il cristallo. Poi una volta preso il cristallo compariranno i Time Splinters. Ecco i mini UFO. Comunque questi alieni sono molto buffi in realtà. Questa è la telecamera che abbiamo utilizzato prima. Ok. Sento che... del tempo localizzato. Dov'è? Dove l'avete messo? Belli questi diagrammi, molto elaborati devo dire. No, non perdiamo tempo, mannaggia. Eccolo qui. Ok, ora dobbiamo scappare. Dovrebbe aprirsi il portale temporale. Eccolo qua. Avete visto il Time Splitters che ci stava colpendo? Perfetto ragazzi, finita anche questa. Questa era la la quarta missione ambientata nel futuro. Abbiamo sbloccato Ozormox e praticamente adesso siamo arrivati alla quinta missione, 2019, Neo Tokyo. Quindi vediamo come questa missione è ambientata in un anno che è già passato, Neo Tokyo. Ma questo ce lo teniamo per il prossimo video. Ah, questa insieme a Siberia sono tra le missioni più famose e belle, perché questo è ispirato proprio al film Blade Runner, quindi una Tokyo del futuro tutta misteriosa, dove piove sempre, dove non si sa se sei un umano o un cyborg. Molto bella, molto bella, molto bella. Ma la vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti ragazzi, alla prossima.